Non esiste. Non esiste cosa? La contemporaneità. L'unico modo per viverla è distaccarsi. Però non mi fare questi discorsi, no? Paolo ha cambiato due cose nella mia libreria, importantissimo. Uno, l'orario di chiusura. La seconda cosa, ho sempre pensato, prima di conoscere Paolo, che fare una foto era solo un colpo di fortuna. Non ho mai avuto il settore di fotografia, adesso ci sto attentissimo. Mi ha aiutato veramente tante volte a rivedere le mie vetrine, per esempio. Tante volte ci mettiamo fermi lì, lui allunga il collo, inizia a osservare e iniziano le nostre chiacchierate, lui con il sigaro. Ce l'hai ancora il sigaro, Paolo? Si è ridato un minimo di ruolo sociale a questa figura. Anche devo il giornalista, ma non no, il anche il fotografo. Ah. Il fotografo poteva. Io ho preferito non farlo. Ho preferito non farlo per non cadere in determinate retoriche, anche perché conoscendo il mio tipo di atteggiamento, il mio tipo di fotografia, insomma sei ricaduto nella retorica di Ageo, di Monti. Ma neanche l'idea di un interno è cambiata in questo momento? Di un interno? Di una fotografia di interni? No, questa è una bella provocazione, credo che perché tu sei così. Sarebbe anche una bellissima sollecitazione, insomma, quello sì. Ormai valuto le immagini, soprattutto quelle fotografiche, come delle figurazioni estremamente retoriche. Trovare delle cose nuove anche nel mio lavoro è particolarmente difficile, insomma, per cui tutte le immagini oramai sono abbastanza già viste, e per cui non volevo entrare in questo meccanismo di figurazioni retoriche della città vuota e della città silenziosa, non volevo entrare, insomma, non sono stato in una specie di inedia e molto nello studio, insomma. Nello studio che immagini? Nello studio delle immagini fotografiche, insomma, sì. Ho letto libri di fotografia e ho guardato libri di fotografia, solo quelli. Dopo i primi giorni di 24 ore su 24 di telegiornali, poi mi sono veramente stancato, insomma, anche perché parlando con amici mi dicevano no, basta, non guardare più, perché effettivamente, insomma, si tendeva a diventare un pochettino cretini. E per cui mi sono dedicato a recuperare, insomma, un po' di libri, di riprendere un po' di libri di fotografia, a leggerli, a ristudiarli, insomma. Sono passato qui da Giovanni e lui mi è testimone a chiedergli, perché mi ricordavo che avesse un libro su Paolo Monti. L'avete terminato? Ah, sì, l'avete terminato, sì. Cose, avevo già delle cose sue, perché è un fotografo che ho sempre guardato con attenzione. E è un fotografo che a me è interessato molto, insomma, sia per l'abilità nell'utilizzo del bianco e nero, sia per il fatto che sicuramente l'Italia è stato, assieme a Mulas, forse il primo grande intellettuale fotografo, insomma. Adesso non voglio far torto ad altri, però indubbiamente, insomma, si è confrontato anche con il mondo europeo, con il mondo americano, e ha un po' svecchiato sicuramente la fotografia italiana, ecco. O quantomeno l'ha portata ad un livello di professione, insomma, ecco. Effettivamente, quando si parla di città vuote viene in mente Agé, uno che ha un minimo di competenza, insomma, di curiosità fotografica, insomma, pensa ad Agé. E se non pensa ad Agé, pensa a Paolo Monti, che ha svuotato il centro storico di Bologna nel 69, ha fatto addirittura fermare il traffico, togliere cartelloni pubblicitari, togliere indicazioni stradali, ha fatto un vero e proprio rilievo del centro storico della città di Bologna, un'operazione che è rimasta effettivamente nella storia della fotografia, anche se molto criticata. E per cui le persone che mi sono venute in mente come fotografi sono stati Monti, con Venezia, con la sua Venezia, con la sua città dell'anima che è Venezia, e con il rilievo di Bologna e di tutto
i centri della regione Emilia-Romagna, insomma. E poi sicuramente Agé, per come viene citato da Benjamin, insomma, e come viene ricordato da altri, dalla Abbott, insomma, e via dicendo. Avendo dovuto fare delle lezioni online per i ragazzi dell'ISIA, sì. E, allora quello, anche quello. Ma tu quindi vedevi i tuoi studenti? Sì, adesso siamo arrivati nel 2020, per cui io vedevo. alcuni erano stesi nel letto e alcuni erano nel divano, alcuni utilizzavano il letto come divano, una roba. Poi a un certo punto, no, la cosa più carina, ti devo dire la verità, la cosa più carina è che a un certo punto, verso le 12.15, 12.20, probabilmente la mamma o il papà incominciavano a scodellare, si sentivano venire dalle cucine, insomma, il rumore di stoviglie, queste cose qui. Allora, questo mi faceva capire che era ora di farla finire. Esatto. Tempo di posa, il tempo di posa per me è il più lungo che è possibile utilizzare in una determinata scena. Tipo, ti risponde in questa maniera. E di un'attuale, proprio sui tempi, adesso che si fanno migliaia di foto. Visto che la fotografia ha sempre cercato di rendere più rapidi la sensibilità dei materiali per rendere più breve il tempo di posa, quindi arrivare al mito dell'istantanea, che è veramente un mito, insomma. Io piuttosto, insomma, ecco, rispetto alla scena che devo fotografare, cerco di utilizzare il tempo di posa più lungo che posso utilizzare. Le pose da Nadar duravano pomeriggi, vero? Sì. No, ma lo sai perché? Niepce, quella che viene definita la prima fotografia, l'esposizione di 8 ore, c'era una serietà nel farsi ritrarre, c'era un impegno nel farsi ritrarre. Sì. Cioè, se tu ti disponi al fatto che devi farti rubare l'anima, ecco, insomma, ci stai attentino, insomma, quantomeno cerchi di trattenerla, insomma. Sì, no? Di trattenerla. E per cui, insomma, leggevo questo, stavano, però come... appartenevano anche alla figura del fotografo, i vari poggia testa, i vari poggia gomito, insomma, quindi tutte delle... Ah sì, anche per una postura che iniziava certo, perché a dare era stancante, certo, perché il rischio era di avere un'immagine mossa o flu, insomma, come dicono i francesi, ecco, non esisteva un tipo di fotografia in cui non ci fosse un rapporto mediato solo dall'apparecchio, insomma, e quindi francamente molto, molto diretto e molto coinvolgente, insomma. Non, sicuramente era molto distante l'epoca, insomma, in cui vediamo questi che vanno a dire sì, e trasmettono selfie a tutto il mondo.